Cedere ma anche inserire nuovi tasselli in rosa. Gianluca Petracchi lavora sul doppio binario, ben sapendo che il budget per le entrate potrebbe ampliarsi almeno un po' a seconda di quanto si sarà ricavato o risparmiato dalle uscite. È questo almeno l'auspicio del DS, che ha nel mirino un difensore centrale di piede sinistro ed un centrocampista di regia per dare più corpo al progetto tattico di Martuscello, che per il suo 4-2-3-1 riceverà il jolly d'attacco Callon, contropartita in arrivo dal Verona per la cessione agli scaligeri di Castanos. E sempre di ha il calciatore intorno a cui ruota la gran parte degli scenari di mercato. Cederlo in prestito significherebbe risparmiare un sostanzioso ingaggio, farlo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto futuro farebbe molto comodo per la Stana Koulibaly a Empoli, mentre sullo sfondo ci sarebbe l'Udinese che sta provando a stringere per Bradaric. Lo juventino Frabotta potrebbe sostituire il croato. In difesa si cerca un centrale sinistro con esperienza e personalità. Petracchi ha bloccato un calciatore ed è fiducioso di poterlo quanto prima portare in granata. Per il centrocampo l'ipotesi Maeta pare aver perso quota per i costi dell'operazione. In uscita c'è Danduk, che potrebbe portare in dote 5 milioni di euro. Si prova a sistemare Simi e Michel, mentre per Bonazzoli la situazione potrebbe sbloccarsi più avanti. La squadra si allena al Merrosi e fa gruppo nel ritiro di Pestum. Mercoledì sera in programma l'amichevole del San Nicola col Bari. Sarà un antipasto di campionato, ma la Salernitana ci arriverà ancora incompleta ed in modalità provvisoria.